Un'iniziativa importante di sensibilizzazione che tra l'altro fa un comparto che in questo momento è anche molto martoriato dalla crisi economica, lo fa soprattutto col cuore, lo fa attraverso comunque un veicolo immediato che è quello della musica, della recitazione e della danza, ed è un qualcosa che oltre a colpire diciamo l'intelletto vuole colpire soprattutto il cuore, vuole motivare e vuole anche unire tutte quelle forze che insieme possono trovare le modalità per superare ovviamente questo momento difficile e che purtroppo ha minato il lavoro di molte persone, di molti cuneesi, con un'azienda che è stata ed è il fiore un po' all'occhiello del turismo cuneese. È importante che si cammini uniti. Guardando indietro, c'è qualcosa che il mondo politico poteva fare e che non l'ha fatto? Diciamo che è una realtà che ha sempre saputo affrontare le difficoltà e quindi non c'è anche mai stato grande necessità di coinvolgimento delle forze politiche, quanto piuttosto di un rapporto forte con la città, che c'è stato positivamente l'attenzione dell'amministrazione comunale. Quindi evidentemente siamo in una fase di grandi cambiamenti. Noi quando siamo stati avvertiti di questa situazione, anche personalmente ci siamo spesi totalmente perché ci sia la possibilità di riprendere un dialogo.